Il fatto che l'uomo nato come Liu al-Sindor e poi convertitosi all'Islam abbracciando il nome con cui lo conosciamo anche oggi sia momentaneamente il primo marcatore ogni epoca della NBA è probabilmente il dato più irrilevante quando calcoliamo la sua carriera all'interno del GOAT Debate. E trattandosi di campo, tralasciamo le sue qualità intellettive e la sua importanza occupata ancora oggi nelle lotte per i diritti civili delle minoranze statunitensi. Andiamo a vedere tutto il resto di Kareem Abdul-Jabbar. Quando pensiamo a Kareem, ci troviamo davanti a 6 titoli NBA con i Bucks di Lakers e a 3 NCAA con la UCLA di John Wooden. 6 volte MVP della regular season, nessuno come lui, 2 volte delle finals. Chiaramente rookie dell'anno nella sua stagione in esordio. Ha guidato 2 volte la Lega per punti stagionali, una volta per rimbalzi e ben 4 per stoppate. I suoi punti totali sono 38.387, le sue vittorie in saccoccia 1.074 nella stagione regolare, altro record, 19 convocazioni all'All-Stars Game. E poi c'è il gancio cielo, probabilmente il tiro più immarcabile di sempre, soprattutto se messo in pratica con infallibilità da un uomo della sua altezza e del suo livello tecnico, perfezionato quando, per lui e solo per lui, vennero proibite le schiacciate in NCAA per sfavorirlo un minimo. Tanto era impossibile stopparlo. Jamar è diventato il primo violino da livelli immaginabili, ma ha anche diviso squadre e successi con altre stelle sapendo perfettamente quale ruolo recitare, seppur in 2 periodi differenti della sua vita, con Oscar Robertson e con Magic Johnson, i 2 chiaramente più conosciuti. Lunghezza e agilità lo resero fin da giovanissimo una sensazione difficilmente replicabile, e le sue capacità di giocare anche lontano dalla palla lo rendono per punti un attaccante più efficiente del precedentemente citato Wilt. Questa mobilità e imprevedibilità di posizionamento in ricezione ne favorivano le doti di passatore ed è il motivo per cui lo mettiamo terzo nella nostra personalissima classifica, oltre che per il palmarès dei titoli vinti, dove bene o male è sempre risultato decisivo. Anche se a livello difensivo, pur essendo un rim protector naturale, non risultava mobilissimo sotto i tabelloni e soprattutto tendeva a rientrare un po' in ritardo, soprattutto nella seconda metà della carriera, quella della maturità tecnica. Giocando fino a 41 anni, gli unici evidenti cali statistici in una carriera infinita si denotano solo nelle sue 2 ultime stagioni, al calare naturale del minutaggio d'impiego. Per quanto difficile recuperarne le gesta negli anni 70, il periodo di maggior dominio statistico per lui, calcolando quanto si sia tenuto alto per rendimento anche allo sfiorire del suo prime, non è una bestemmia dire che ha avuto la più completa carriera NBA di sempre, almeno fino ad oggi. Almeno fino a quando non potremo valutare per completezza quella di LeBron James, pur con peculiarità diverse. Per Kareem Abdul-Jabbar c'è un mix di longevità, efficienza, produttività e vittorie. Molto, molto, molto difficile far meglio, molto difficile. Anche se evidentemente ce ne sono 2 che gli stanno sopra, nella nostra valutazione circoscritta al GOAT Debate. Li scoprirete nelle prossime 2 puntate.